Secondo me è una cazzata, perché questa ciclabile è fondamentale per la mobilità alternativa su roba. Se la chiudiamo non si può fare più. Teniamoci le macchine, teniamoci i SUV, i San Pietrini, però servono solo loro. Dice lei, il meglio si può sempre fare meglio. Sempre, non esiste il che non ci sia un sistema migliore. Però fra l'abbandono e le buche e i giunti che ti fanno saltare e cadere, così tutto sommato, si può migliorare, questo è certo. Sia come manto stradale, poi non so se resisterà all'inverno, questo non lo posso dire, ma al momento è perfetta. Si va molto bene in bicicletta io non sprecherei soldi a distruggere, rifarla, è perfetta così com'è. C'era prima? Adesso è migliorata. Prima c'erano San Pietrini, il problema è che in bicicletta con San Pietrini ci sono problemi, quindi il fatto di averla fatta in asfalto secondo me è positivo per i ciclisti, perché evita anche cadute, evita anche incidenti e tutto il resto, quindi io la trovo ben fatta, logica, e non farei niente di diverso da quello che hanno fatto. Certo, magari possono mettere una striscia in mezzo per separare la corsa di destra da quella di sinistra ed evitare magari sovrapposizione, e scrivere chiaramente che i pedoni non devono camminarci sopra, perché molti pedoni ci vanno sopra. Però per il resto è giusto una questione di segnaletica, ma come è strutturata va benissimo, la trovo molto molto fruibile da parte dei ciclisti.